Non si andrà a processo per la morte di Cinzia Patricolo, la donna di 47 anni che morì il 3 febbraio 2017 dopo essere entrata in pronto soccorso la mattina del giorno precedente con forti dolori addominali, vomito e nausea. Il decesso sopraggiunse dopo 16 ore in cui le vennero somministrati degli antidolorifici come la morfina. La morte di Cinzia poteva essere evitata con un diverso approccio terapeutico. La famiglia ne è sempre stata convinta e decise di presentare un esposto in procura. Venne aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di 7 persone tra medici e altri operatori sanitari che erano in servizio in quelle drammatiche ore. Solo per 2 medici c'era stata poi la richiesta di rinvio a giudizio con l'accusa di colpa medica. Secondo la procura, infatti, si erano verificati alcuni errori di diagnosi per le condizioni della paziente, prolungando la sua permanenza al pronto soccorso. Il GUP Ponticelli è stato di diverso avviso con una sentenza di non luogo a procedere. I 2 medici erano difesi dagli avvocati Luca Fanfani e Piero Melani Graverini. Secondo la difesa, il decesso, considerate le condizioni della donna, sarebbe comunque sopraggiunto anche con una diversa condotta medica. La famiglia ha preso con amarezza il verdetto, ma continuerà la battaglia in sede civile. Nonostante sia stato sancito il grave errore diagnostico, scrive il cognato di Cinzia, Angelo Rossi, i periti hanno stabilito che anche in caso di corretta diagnosi le probabilità di sopravvivenza di Cinzia sarebbero state intorno al 90%. Non sufficienti per imbastire un processo penale dove serve la certezza assoluta che si sarebbe salvata. Ci rimane la strada del processo civile già avviato, che percorreremo con tutte le nostre forze per rendere giustizia a Cinzia. Resta il fatto che un essere umano che avrebbe potuto salvarsi al 90%, prosegue Angelo Rossi, è stato lasciato abbandonato per 11 ore in osservazione, imbottito di morfina, a morire sul lettino per una diagnosi errata e per grave imperizia, quando esistevano tutti gli elementi diagnostici, storici e casistici per arrivare a una diagnosi corretta e per tentare di salvare la vita.